Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con il terzo tempo live, le 17:06 minuti, la terza sconfitta consecutiva per il Pescara, la 12ª dall'inizio del campionato, la 5ª della gestione Breda, finisce 3-1 sul campo del Chievo, i gol al 5º Palmiero, al 24esimo il gioiello di Maestro, dunque il momentaneo 1-1 nella ripresa al primo minuto, in avvio di ripresa proprio, in avvio di secondo tempo la rete di Mogos, poi il Tris del Chievo firmato da Manuel De Luca a 15 minuti dall'epilogo della contesa. Buonasera Fabio Ferraresi. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Allora, i numeri sono impietosi, intanto diamo uno sguardo alla classifica prima di collegarci, anzi ai risultati della classifica. Si sta giocando tra l'altro uno dei posticipi di questa giornata, il Monza in campo a Ferrara, siamo a fine primo tempo, anzi è appena cominciato il secondo tempo, 1-1 il parziale, questa sera Cittadella Cremonese, domani il posticipo della prima di ritorno alle 21 Regina Salernitana. Questi risultati: Vicenza Venezia 0-0 giocata venerdì, Ascoli Brescia 2-1 in rimonta, Empoli Frosinone 3-1 a Chiavari, Cosenza Battentella 2-1, Pordenone Lecce 1-1, Pisa Reggiana 1-0, Chievo Pescara 3-1, Spal Monza si sta giocando 1-1, diamo la classifica, vediamo la classifica, dicevamo numeri impietosi, 12ª sconfitta, come la Reggiana, dunque il Pescara ha conseguito il maggior numero di KO dall'inizio della stagione, come la formazione emiliana, tra l'altro 35 gol subiti con i 3 incassati oggi al Bentegodi, soltanto 16 reti realizzate, dunque peggiore difesa e peggiore attacco e ultimo posto in graduatoria, 16 punti per la squadra di Roberto Breda. Fabio, come commentare questa sconfitta? Beh, chiaramente i numeri non mentono mai e la classifica a questo punto della stagione dice sempre la verità dal mio punto di vista. Però oggi commentare questa partita dal mio punto di vista sempre diventa un po' complicato, perché il 3-1 è bugiardo. Il Pescara a me non è dispiaciuto oggi, ha subito 2 gol da 2 tiri da fuori aria, comunque ha cercato di fare la partita, è stato un po' più intraprendente rispetto alle ultime uscite, è chiaro che non è un bel segnale perdere una partita disputata discretamente bene con un risultato comunque anche ampio, perché 3-1 lascia poco, no? Sì. C'è poco da dire. Non è facile analizzare, secondo me il primo tempo potevamo fare qualcosina meglio dal punto di vista tattico, conoscendo come giocava il Chievo con questo 4-4-2. Un gioco abbastanza scolastico, fatto bene, con i movimenti giusti, che si poteva ci potevamo difendere un po' meglio e fare qualche scalata a livello tattico migliore, e quindi siamo andati un po' in difficoltà, però abbiamo cercato di fare la partita. Peccato aver preso il gol subito a inizio ripresa, perché poi ha condizionato sicuramente l'andamento della gara. Anche se la squadra ha cercato fino alla fine, anche con qualche cambio, di provare a rimanere in partita. Sì. Però, Massimo, cosa dire? La classifica parla da sola. Sì, diventa complicato adesso tirarsi fuori. Diventa tutto complicato. Altra sconfitta, l'ennesima dall'inizio di questo campionato. Oggi sicuramente un atteggiamento diverso. La squadra è sembrata più equilibrata, a maggiore intensità, almeno fino al 27esimo della ripresa. Il rigore in movimento a disposizione di Busellato, che ha concluso su assist di Setar. Entrambi sono entrati nel corso della ripresa, la parata con il piede del portiere del Chievo Schemper, e subito dopo c'è stato il gol che ha chiuso i conti, realizzato a Manuel De Luca. Lì, insomma, Bocchetti avrebbe dovuto fare decisamente meglio, non ha retto l'uno contro uno con Manuel De Luca, una palla di facile lettura, un rinvio praticamente di Mogos dalle retrovie. Ma andiamo da Enrico Giancarli, abbiamo commentato la partita dal punto di vista tecnico-tattico. Enrico, a te la cronaca. Sì, eccoci Massimo, un saluto a te, un saluto naturalmente a Danilo Cinquini in regia, l'amico Fabio Ferraresi che è al tuo fianco. Un risultato a mio giudizio, Massimo, un po' bugiardo. Io non ho sentito il vostro commento da studio, ma a me la prova del Pescara rispetto a quello che abbiamo visto alle ultime uscite, devo dire che è piaciuta. Considerando questo organico, secondo me la classifica non rispecchia i valori, e nel girone di ritorno il Pescara ha la possibilità
di tirarsi fuori. Ma andiamo proprio in cronaca, perché il Pescara esce con 0 punti dal Bentegodi. Al Bentegodi finisce 3-1 per il Chievo, pronti via. E una giocata di Margiotta molto bella sul lato corto dell'area di rigore permette a Palmiero, che arriva in corsa, di calciare il destro basso. Il grande ex firma l'1-0. Un minuto più tardi il Pescara può subito pareggiare, ma è sfortunato perché Odgaard si sposta il pallone sul sinistro, calcia una gran botta, la palla si stampa sul palo con il portiere di casa che lì proprio non poteva arrivare. Partita che il Pescara prova a fare bene con Maestro, che finalmente torna ad essere ispirato. Non so quanto possa dipendere dal fatto che ha le spalle protette da tre centrocampisti. Lui riesce spesso a saltare l'uomo e trova il gol del pari saltando proprio Palmiero e tirando il suo classico destro a giro che termina alle spalle del numero uno di casa. Il Pescara dà anche la sensazione di poter controllare la partita, ma pronti via nel secondo tempo. Sorensen sbaglia un rinvio, il pallone termina sui piedi, sul destro di Mogos, che calcia una gran parabola che termina alla destra dell'incolpevole Fiorillo. Il Pescara è un po' scosso, ma subito la doppia opportunità per pareggiare il match. Un lampo di genio di José Machine illumina per Busellato, che da ottima posizione, occhi negli occhi con il portiere, trova solo l'esterno della rete. Libreda però richiama Machin per inserire un altro attaccante, Setter. Secondo me Machin poteva stare tranquillamente in campo perché si era acceso dopo un primo tempo un po' lezioso proprio nel secondo tempo. Busellato, su invito di Setter, alla palla del 2-2. Ma il suo destro, questa volta, che era indirizzato bene all'angolino basso, è stato con il piede salvato dal numero uno di casa. Pressione del Pescara, ma ennesimo errore, questa volta Rigoni scivola e il De Luca può andare tutto solo con Fiorillo e lo fulmina con un destro che termina sotto la traversa. Odgaard sfiora il 3-2 nel finale, ma il risultato è impietoso. Chievo batte Pescara 3-1 e la classifica comincia a farsi davvero preoccupante. Io volevo chiedervi, Massimo, non so se ne avete parlato già in studio, sulla sostituzione di Machin, perché Machin nel primo tempo dava sempre quella sensazione di poter creare, ma era un po' troppo lezioso. Nel secondo tempo invece mi sembrava più concreto, l'assist per Busellato era stupendo, io lo avrei lasciato in campo. Voi che dite? Non lo so, questa è una bella domanda, però è chiaro, Fabio, che lì bisogna fare una scelta. Uno dei due doveva essere sostituito, Maestro Machin. Beh, si poteva provare pure... Oppure insieme anche con Seder e Odgaard. Beh, visto che stai perdendo, si poteva provare a fare un 4-2-4 magari un po' molto offensivo o adattato, mettendo Machine e Maestro sugli esterni, anche se sicuramente non sono nelle loro caratteristiche certi tipi di giocate, preferiscono e prediligono stare più dentro al campo, però poteva essere un'opzione, come ha detto Enrico, ma... Condivido in pieno la sua analisi, che è la stessa che ho fatto io, sì. Che lui non ha ascoltato, che oggi il risultato è sicuramente bugiardo, però bisogna prendere atto della classifica che si ha. In certi momenti sembra che alcuni giocatori non si rendano conto che stanno laggiù, e non sarà sicuramente facile uscire da questa situazione, perché poi il giorno di ritorno è un altro campionato, l'abbiamo visto, io che ho giocato un po', le partite d'andata si fanno in un certo modo, poi al ritorno i punti pesano il doppio e sicuramente poi giocare con la spada di Damocle dell'ultima posizione, di dover per forza recuperare dei punti, se non hai dei giocatori con grande personalità, con grandissimo carisma, diventa complicato. E ci vuole un'inversione di tendenza al più presto, e oggi un punto poteva essere sicuramente buono per il morale, però adesso è inutile piangere su quello che non è potuto succedere. Sì, no? Bisogna rimboccarsi le maniche e andare avanti. La squadra però, con questo atteggiamento, dal mio punto di vista, sempre può fare qualcosa in più nel giorno di ritorno. Sicuramente un Chievo cinico spietato. Enrico. Mister, un commento sulla partita. È stata una vittoria più difficile del previsto oggi. La gara comunque ha fatto una buona partita, noi eravamo stanchi, è la quarta partita in 10 giorni.
siamo contenti, è chiaro che questa vittoria per noi significa molto. Le chiedo solo una cosa in chiave abruzzese, è un po' bugiardo il risultato per le occasioni che ha avuto il Pescara? L'ho detto, insomma, credo che il Pescara ha fatto una buona partita, ci ha messo in difficoltà, insomma, noi siamo una delle migliori difese e oggi abbiamo ottenuto anche per questo, perché comunque i numeri dicono questo e sempre ha fatto anche un paio di belle parate. Chiaro che ci sono anche questi aspetti qua, però penso che per occasioni, per modo di gioco, il Chievo magari forse col minimo scarto ma avrebbe meritato comunque la vittoria. Grazie Taglietti per questo fuori programma. Come commentare questa sconfitta? Il risultato sicuramente è bugiardo, oggi si è visto un atteggiamento diverso, una squadra più equilibrata, maggiore intensità, però purtroppo la classifica resta impietosa. La classifica sì, è impietosa. Abbiamo fatto una partita diversa dalle ultime due, da tutti i punti di vista, sia come equilibrio anche come pericolosità. Una partita che è stata sempre in salita, perché quando tu vai sotto dopo 5 minuti con un tiro dal limite, i ragazzi sono stati bravi a continuare a giocare e a cercare anche di essere pericolosi, perché il palo di Odegaard, poi il gol, insomma, mi ha fatto secondo me una buona partita senza rischiare niente. Il secondo tempo è sulla falsa riga, perché anche tu rientri in campo e il secondo gol diventa difficile. Però vai abbassa un po'. Perché rischi di disunirti, invece hai ancora creato delle situazioni interessanti. Il problema è che dobbiamo essere più bravi nei particolari, in quelle che sono le situazioni che possono farti evitare i gol, perché tutti e tre i gol di oggi, soprattutto gli ultimi due, certamente sono evitabili. Luigi, Costantini. Pomeriggio, gli errori hanno pesato sia in difesa anche in attacco, perché Buselato ha avuto due palloni importanti. Mi è sembrato che però questa squadra abbia avuto, con gli innesti ad esempio di Rigoni e di Macin, che comunque deve migliorare, una maggiore fisicità. Questo è un aspetto dal quale ripartire rispetto alle formazioni degli ultimi tempi? Cioè questa maggiore fisicità permette di essere anche più competitivi? Ah sì, perché poi dal punto di vista della fisicità, finché abbiamo retto, è stata una partita secondo me fatta con grande intensità e anche con personalità, perché appunto, mi ripeto, andare sotto e provare a giocare, secondo me, non, soprattutto poi per le due partite passate, non era semplice. E da questo punto di vista i ragazzi veramente dovevano fare la partita che dovevano fare, però dobbiamo essere più bravi a andare a lavorare su quei particolari che tante volte ti fanno la differenza, sia appunto quando difendi anche quando attacchi, anche se finalmente quando attacchi sei tornato a creare più situazioni interessanti, perché metto dentro anche il colpo di testa di Odegaard nel secondo tempo, insomma ci sono state più situazioni che finalmente siamo tornati a vivere l'area avversaria un pochino più da protagonisti. Luigi. Sì, buonasera mister. Io le faccio invece un'altra domanda sul mercato. Domani si chiude il mercato, a prescindere da quello che arriverà, insomma, nelle ultime ore, stiamo vedendo che il Pescara, tra entrate e uscite, insomma, non è che la situazione sia molto, molto cambiata per quanto riguarda l'organico. Si auspica, insomma, nelle ultime ore un'accelerata anche per facilitare un po' il suo lavoro, perché il Pescara, sì, io non le nascondo che a me oggi la sua squadra è piaciuta e il risultato credo che sia anche abbastanza bugiardo, però credo che anche in proiezione futura, per facilitare il suo lavoro, credo che un gruppo sicuramente un pochino più assottigliato le servirebbe, soprattutto per gestire anche gli equilibri nello spogliatoio e anche gli equilibri nella gestione dei cambi, degli uomini e tutto il resto. Grazie. Allora, credo che uno degli obiettivi della società fosse questo, un po' certamente anche di sfoltire, però allo stesso tempo devi stare attento a andare a inserire, perché non eravamo in una situazione di sfoltire e basta, quindi diventa ancora più complicata, perché appunto entrano delle persone, anche se in uscita secondo me qualcosa è già stato fatto. È un campionato anomalo, perché col fatto che tu tra un po' inizi a giocare di nuovo ogni giovedì, poi vediamo anche il discorso Covid, bisogna anche stare attenti a sfoltire, perché poi dopo magari ti capita la settimana che come abbiamo fatto magari due o tre settimane fa, che rischi di essere in pochi in qualche reparto. Quindi bisogna anche stare attenti. Non credo che il problema nostro sia questo, noi dobbiamo andare avanti sulla strada di oggi.
logico che qualche ragazzo verrà sacrificato e può capitare che anche negli allenamenti trovi poco spazio, però noi dobbiamo guardare l'obiettivo collettivo che è la squadra, mantenere alta l'intensità degli allenamenti e lavorare su quelli che sono altri difetti. Poi sul resto la società si sta muovendo e quindi sa cosa deve fare in un mercato che di solito quello di gennaio, poi non è però sempre semplice portare a casa tutti gli obiettivi che ti sei prefissato anche qui in uscita. Buonasera mister, due considerazioni. La prima sulla gara, nel senso che con questo nuovo modulo, anche il gol di Maestro che è stato un capolavoro, ha ridato, ci ha fatto rivedere anche un po' quel Maestro che avevamo visto ad inizio anno, e se da questo momento in poi rimarrà sempre questo il modulo. E in ottica mercato, riallacciandomi a quello che chiedeva Luigi, le è veramente utile un calciatore come Volta, che è infortunato e impiegherà tempo a essere nella squadra, facendo partire due giovani importanti tra l'altro? Grazie. Ma sul discorso del modulo, certamente oggi abbiamo avuto dei segnali positivi a dire del risultato, però è logico che poi dopo dobbiamo anche migliorarlo e ripeterle questi segnali positivi, portando a casa il risultato, soprattutto nella prossima partita che diventa veramente uno scontro fondamentale. Poi sul discorso di Volta credo che sia anche presto parlare, pensiamo al campo, poi adesso in quella zona siamo anche in tanti, soprattutto se continueremo magari a giocare a 4, e quindi c'è anche il tempo per trovare modo casomai di utilizzarlo quando ci sarà il momento, perché poi appunto pensiamo in questo momento a chi c'è e a far bene dei risultati. Poi dopo appunto il mercato è importante, però è importante far punti. Ecco, mister, mi scusi, ma insomma lei guida questa squadra da quasi 2 mesi, l'ha presa, l'ha tolta dal primo posto e ora questa squadra è tornata all'ultimo posto. Ha capito qual è il male di questa squadra? Ma sono stati 2 mesi particolari, e poi il problema è che quando tu sei ultimo, logico che se dai un momento di flessione ritorni ultimo, perché il margine d'errore è poco. Però io oggi ho visto una squadra viva e che nonostante le difficoltà che si sono create nella partita, perché appunto dal punto di vista psicologico pigliare gol subito all'inizio sia del primo tempo che del secondo tempo per una squadra che viene da 2 sconfitte è una grande batosta, però la partita l'hai fatta, quindi è una squadra viva e sono convinto, come che ci siamo tirati fuori appunto quando era 2 mesi fa, la situazione secondo me è ancora più complessa. Perché in ogni caso non vincevi mai fuori casa, no? E adesso ci sono i risultati che hanno dato ugualmente fiducia, risultati che non sono sufficienti ma che devono essere una base per tornare ad essere competitivi e a creare quella situazione che inizia a portare punti come continuità. Mister, una domanda invece su Machin, che si stava diciamo accendendo nel secondo tempo, perché il primo tempo effettivamente è sembrato un po' lezioso, forse stentava a trovare la posizione. Perché lo ha sostituito così? Chiaramente lì magari uno dei due doveva essere avvicendato, o Maestro o Machin. Perché Machin e non Maestro, per esempio? Perché in ogni caso vedevo che la squadra stava iniziando a perdere intensità, perché tu avevi in campo tanta gente in ogni caso che veniva anche da inattività, penso ai due centrali, penso a Rigoni, e volevo tenermi un giocatore che mi potesse coprire più ruoli, perché Maestro, come poi è successo, ci ha messo addirittura 4 anche al centrocampo per cercare di dare equilibrio, ha questa duttilità. Là, secondo me, puoi lavorare con 2 mezze punte quando hai una squadra corta e una grande intensità. In quel momento c'era secondo me bisogno anche di dare un po' peso davanti con l'ingresso di Setter, è logico che perdi un po' di riferimenti, quindi ho mantenuto uno che potesse fare più ruoli. Perfetto. Mister, domani chiude il mercato, calcolando anche insomma le voci su Asensio che potrebbe lasciare il Pescara, lei cosa si aspetta in entrata nelle ultime ore? Ha un desiderio insomma che ha anche espresso ai dirigenti? Non mi dica ci pensa la società, la prego, mi dia una risposta.
sincera come lei sempre dà. Io le riconosco la sua grande onestà intellettuale e la sua grande sincerità. La prima cosa che mi viene in mente, dico che non vedo l'ora che finisca sto mercato, non sono onesto. Da tanti punti di vista credo che ci sono arrivati dei giocatori che ci danno una mano, penso a tutti quelli che sono arrivati. È vero che siamo ancora un pochino tanti, che appunto se voi si fa una richiesta più che in arrivo vorrei che qualche ragazzo magari riuscisse a trovare ad andare a giocare, poi dopo il resto credo che quando si finisce il mercato anche per quei ragazzi che sono in una zona un po' di limbo, da certi punti di vista ritrovano, non dico la tranquillità, però fino a giugno devono stare con noi, quindi torniamo a concentrarsi sul campo, che anche questa non è un alibi, è una scusa, perché poi dopo le partite devi sempre farle, il mercato poi c'è per tutti, quindi non è questo, però veramente spero che finisca presto, domani finisce, e poi soprattutto che se riusciamo a fare qualcosa in uscita più che in entrata, perché insomma adesso secondo me il gruppo ha tante alternative, dobbiamo farlo diventare una squadra, e soprattutto una squadra che fa punti. Ecco, le volevo chiedere una cosa, mister, sul piano tattico, perché il Chievo secondo me ha fatto fatica proprio a leggere le traiettorie tra le linee, cioè quando venivano serviti con maggiore insistenza i due trequartisti, il Chievo a mio avviso è andato un po' in difficoltà, è giusta come lettura? Sì, era anche l'idea nostra di creare un centrocampo che avesse una superiorità in quella zona del campo, e l'abbiamo fatto secondo me per buona parte della gara. Nonostante appunto gli episodi ti avevano sempre messo la gara in salita, perché tu appunto pigli gol dopo 5 minuti, rientri in campo, pigli gol dopo un minuto, insomma tu tiri fuori area, ma non era facile, però hanno continuato a giocare. Quello che non siamo riusciti a farlo è andato in difficoltà per 90 minuti, però credo che in questo momento sia anche difficile, peccato, perché per il tipo di sforzo, di prestazione, oggi appunto secondo me qualcosa poteva portare a casa. Adesso senza piangersi addosso, senza appunto fare tanta retorica, da questa piccola base bisogna vedere la partita con la prossima partita come veramente una finale, e da là portare a casa il più possibile. Mister, una cosa ultima le volevo chiedere sul lavoro dei due centrali, sulla linea. Io ho visto spesso Sorensen rompere la linea e andare a accorciare, invece Bocchetti rimaneva sempre basso. Era una cosa che ha voluto lei, e quindi rimanevano anche lunghi, aggiungo. È una cosa che voleva lei, oppure diciamo che questa non è stata una cosa molto sincronica per la squadra? Beh, quando uno fa fatica a passare da difesa a 4 a 3, un pochino è proprio perché queste letture hanno bisogno un po' di tempo per lavorarci, e perché ha dei sincronismi, perché sia Bocchetti che Sorensen come carriera sono stati più abituati a giocare a 3 che a 4, quindi logico che una piccola sfumatura ci sta, soprattutto poi quando è che ci sta, quando magari un po' ti allunghi e perdi intensità nel centrocampo, che quindi magari per 60 minuti ti ha sporcato tante palle e ti ha dato una mano. Là bisogna lavorarci e ricreare certi automatismi che sono propri della difesa 4 e che dobbiamo fare nostri il più piano possibile. Grazie. Prego. Posto? Arrivederci. Perfetto, abbiamo ascoltato Roberto Breda. Fabio, non so se è ancora in collegamento il nostro Enrico Giancani, che era proprio di sì, sono le 17.34, ha analizzato la partita, ha anche detto che effettivamente i due trequartisti hanno creato delle difficoltà al Chievo, perché è chiaro che quando tu ti disponi col 4-4-2 fai fatica a leggere i due centrali di metà campo, fanno fatica a leggere le traiettorie tra le linee, no? Quello è stato un motivo tattico interessante della partita, no? Sì, no, ma lui ha fatto un'analisi abbastanza onesta e obiettiva come sempre. E io aggiungo che bisognava servirgli un po' di più questi tre quarti, esatto, per mettere in difficoltà la linea del Chievo, perché poi i due centrali erano abbastanza statici sulla linea, quindi facevano fatica a scalare in avanti. Infatti quello è stato secondo me un motivo importante della partita, cioè quando sono stati serviti i trequartisti il Chievo ha fatto fatica. Specialmente Maestro, sì. Oggi era molto ispirato, certo. Oggi ha fatto vedere cose importanti che non faceva vedere da un po' di tempo, quindi questo è un bel segnale per noi. Però ci voleva un po' più di continuità in questo tipo di giocate.
ma come ho detto dall'inizio abbiamo sofferto un po' anche questo 4-4-2 del Chievo. Nel primo tempo dal punto di vista tattico qualcosina di meglio si poteva fare, ma è chiaro che poi se non hai il pallino del gioco è difficile sempre servire i tre quarti tra le linee. Enrico, abbiamo fatto la domanda a Breda, non so se hai ascoltata la sostituzione di Mancini, che effettivamente si stava accendendo nel secondo tempo dopo qualche difficoltà nella prima parte dell'incontro. Ricordiamo Mancini anche la prima da titolare, quindi insomma bisogna considerare tante cose, no? Odegaard la prima da titolare, Mancini la prima da titolare, Rigoni che finora aveva giocato nel Monza soltanto 5 minuti. Enrico, hai sentito la risposta di Breda? Ho sentito la risposta di Breda, ma ho sentito anche quella che è l'analisi che ha fatto Fabio Ferraresi. Io mi trovo un po' più d'accordo con quanto ha detto Fabio Ferraresi, perché se sei sotto 2-1 è chiaro che gli equilibri devi anche rischiare un equilibrio in meno, ma un po' di qualità in più. Però questo è il mio punto di vista. Sentivo Fabio quando prima della conferenza diceva che sotto 2-1 magari qualcosa devi rischiare. Io sono d'accordo più con Ferraresi, poi sicuramente io non faccio l'allenatore, però Mancini, come hai detto giustamente tu a Breda in conferenza, Massimo, proprio in quel momento, dopo un primo tempo di non bellissimo, aveva trovato la posizione giusta, aveva trovato anche quell'assist splendido per Busellato. Magari io me la sarei giocata di più, però dico io, me la sarei giocata di più con Maestro abbassato mezzala fuori Omeonga e lasciato Mancini a supporto di due punte. È chiaro che era più propositiva, rischiavi di più facendo alzare Maestro da mezzala, però se sei sotto 2-1 qualcosa devi pur rischiare. Mia opinione. No, per carità, è legittima, è anche vero, prima della pubblicità Fabio, che come diceva Breda, no? Passare dalla difesa a 3 alla difesa a 4 con due giocatori che sono stati abituati nella loro carriera, e mi riferisco a Sorensen e a Bocchetti, giocare soprattutto a 3 e quindi a 5 non è così semplice, no? Perché all'inizio la squadra, fino a quando è stata compatta, provavano i due centrali anche ad aggredire in avanti, poi però quando le distanze si sono allungate purtroppo il Pescara ha fatto molta fatica. No, ma io quando oggi mi riferisco alla lettura tattica in fase difensiva non parlo dei difensori centrali, che secondo me hanno fatto una discreta gara. Ti spiego cosa voglio dire, Massimo. Oggi giocando il Chievo con questo 4-4-2, no? E noi 3-2-1 abbastanza scolastico anche il nostro, però potevamo sicuramente schermare meglio e togliere qualche linea di passaggio ai loro esterni offensivi, perché la loro giocata classica del 4-4-2, a maggior ragione che giocavano con gli esterni a piede invertito, era la palla forte sull'esterno e il terzino che andava in sovrapposizione, e là ci hanno messo un po' in difficoltà e lo potevamo fare un po' meglio con... Beh, anche se a destra, scusa se ti interrompo, Garritano è stato limitato alla grande. Sì, oggi, Garritano non ha fatto benissimo, però di qua Cicerelli... Meglio di là, il primo con Renzetti e Ciciretti, soprattutto Renzetti. Ciciretti ha fatto bene il primo tempo. E con Baldifiori che magari ogni tanto doveva andare anche lui a schermare qualche linea di passaggio sulle due punte centrali, perché poi lì gli esterni venivano dentro, facevano un taglio sotto. Ogni tanto qualche giocata di questo tipo l'abbiamo sofferta e potevamo far qualcosina di più che ci consentiva poi di avere più possesso palle e di avere il pallino del gioco, questo intendevo. Però è chiaro che poi ci sono gli avversari che sono anche forti. Assolutamente, ricordiamo il Chievo 11 risultati utili consecutivi, non perde dal 5 dicembre, 3-2 sul campo del Frosinone, è la squadra più in forma dell'ultimo periodo. Andiamo a leggere per un attimo la classifica, perché il Chievo in questo momento non è ancora finita, Spalmonza, credo ancora 1-1, vediamo un po' il risultato. Il Chievo in questo momento è secondo in classifica, quindi insomma Aglietti sta facendo sicuramente un grande lavoro dallo scorso anno. È una squadra solida, quadrata, perché subisce pochi gol, ma anche una sua identità precisa, come dicevi tu, che sa giocare molto bene con gli esterni, con le due punte. Il primo gol, poi lo vedremo a fine puntata di Terzo Tempo Live, il primo gol è stato bellissimo, un gioco a due tra i due attaccanti, palla in mezzo, poi Garritano che si era spostato al centro dell'attacco. No, appunto, perché come hai detto tu, giocando con due punte si sono comportati bene sia Bocchetti che Sorensen dal mio punto di vista. Sì. Potevamo fare qualcosina di più su qualche linea di passaggio da schermare, da cercare di togliere. Palmiero oggi ha fatto una buona gara. Secondo me è stato lui quello che il primo tempo ha cambiato un po' gli equilibri del gioco
che sono andati più a favore del Chievo rispetto al Pescara, anche se abbiamo creato qualcosina con Sorensen, con Odgar, scusami, e a parte il gol di Maisto, un paio di tiri anche noi da fuori aria, però il Chievo ha avuto un po' più di possesso palla che gli ha dato un po' più di convinzione, questo volevo dire. Diciamo così, una buona partita, Enrico, prima della pubblicità, però prendi altri tre gol, non è un bel segnale, questa è un po' la sintesi. Eccolo Luca, adesso sì. Vai. Bella azione, ci ho provato e è andata bene. Hai anche un po' esultato, quindi ti sei lasciato non benissimo? No, è esultato perché era il primo gol stagionale, non mi capita tutti i giorni di far gol, quindi... Dimmi solo che idea hai avuto del Pescara oggi? No, mi hanno fatto una buona impressione, ho visto una squadra compatta, secondo me può far bene così. Grazie Luca Palmiero, abbiamo ascoltato Luca Palmiero che è scappato via, ha detto... che comunque è stata un ha esultato perché diciamo così ha esultato perché aveva fatto il primo gol stagionale, non perché si è lasciato male con il Pescara. A te Massimo. Perfetto, allora andiamo in pubblicità, linea al nostro Danilo Cinquino. Eccoci qui, 17:45, siamo sempre in diretta su Rete 8 Sport, stiamo commentando questa partita Chievo Pescara 3-1, effettivamente dicevamo a microfoni spenti, Fabio, difficile analizzare una sconfitta del genere per chi non l'ha vista, no? Perché effettivamente Fiorillo non ha dovuto compiere neanche un intervento, fatta eccezione per la parata del secondo tempo sul colpo di testa, poi la palla recuperata dallo stesso Fiorillo che è stato molto reattivo. Per il resto nulla. Perciò è una partita difficile da commentare perché il Pescara poche volte ha preso due gol da fuori area in questo campionato, quasi sempre gli altri sembrava facessero azioni rugbistiche e entravano quasi con la palla dentro la porta. Un segnale importante sotto certi punti di vista e un po' preoccupante sotto altri, perché se fai una discreta partita e prendi tre gol... chiaramente qualcosa non torna, poi dovrà essere bravo allenatore a ridare fiducia, morale, autostima alla squadra e ad insistere se ha il coraggio e la forza, secondo me, con questo sistema di gioco, perché alla lunga, mettendo i giocatori più tecnici, più talentuosi, più di classe, si può provare ad uscire da questa impasse, da questa difficoltà che ci stiamo trovando in questo momento. Non vedo altra strada. Se giochi sparagnino, remissivo in difesa e aspetti l'episodio, mancando talmente poche partite, non credo sia la strada per provare a raggiungere la salvezza. Questo potrebbe essere un buon viatico, ci auguriamo che da sabato poi ci sia anche il risultato, perché poi certo, quello conta nel calcio. Andiamo da... Vai. Eccoci, io sono con Nanni, che è il preparatore dei portieri, sì, del Pescara, per commentare un po' questa partita. Abbiamo detto un po' tutti, risultato bugiardo. Sì, assolutamente. Primo tempo, secondo me, bello, bellissimo, contro una squadra forte, terza in classifica, tosta, in tutti i reparti, tecnica, strutturata. Purtroppo abbiamo preso immediatamente dopo 5 minuti, però poi dopo l'abbiamo rimessa a posto con una gara tosta, un grandissimo gol di Maisto, e diciamo che la partita sembrava andare, no, nel canale giusto, perché anche rientrati negli spogliatoi i ragazzi erano veramente molto carichi. Poi abbiamo preso questo gol a freddo che secondo me dopo 30 secondi è un po' penalizzato, ma abbiamo avuto ancora le occasioni per rimettere la partita di nuovo sul pareggio, che secondo me non, se andavamo via col pareggio non avevamo rubato nulla, perché voi dite sì, ok, 3-1, però il terzo gol avete visto è venuto fuori frutto di un contropiede. Dopo il 3-1 abbiamo avuto l'ennesima occasione con Odgaard di testa, con un grandissimo colpo di testa, per noi ragazzi ha fatto una grande partita come tutti d'altronde. Va così, dobbiamo soltanto lavorare e rimboccarci le maniche, c'è poco da dire, bisogna lavorare, fare questi punti, questi 27 punti, 30 punti per tirarci fuori e salvarci, punto, c'è poco altro da dire. Ti chiedo un'ultima cosa, di solito dobbiamo analizzare sempre le super prove di Vincenzo Fiorillo, però oggi ti volevo far fare un commento sulla parata del portiere del Chievo sul possibile 2-2 di Busellato, quanto è stato bravo. Se fa una parata da 3 metri, bravo,
è stato reattivo, bravo. Complimenti a lui. Però oggi c'è tanto rammarico. Eh sì, c'è rammarico perché, lo ripeto, magari è stato detto anche prima, il primo tempo è veramente tanto bello, contro, ripeto, una squadra molto forte. Però ormai la partita è andata, non ci si può più fare niente, non possiamo metterci a piangere. Bisogna immediatamente ritornare domani a lavorare perché sabato c'è una partita, è veramente forse decisiva, no? Grazie, grazie mille per la disponibilità, Massimo, con il commento di Nanni, il preparatore dei portieri del, sì, Pescara. Che è legato, tra l'altro, legato a Zeman. Sarebbe legato stato a Zeman. Io ti restituisco definitivamente. No, ti volevo la linea. Solo dire una, sì, cosa, dimmi, sulla, Massimo. Su Busellato, quello è un rigore in movimento, Enrico. Lì non si può sbagliare. Sì, non si poteva sbagliare neanche l'occasione precedente, però quella sull'assist di certo. Machine. Diciamo che due gol se li è divorati. Nel secondo, però. Sai perché voglio dire bravo a Semper? Perché di solito quando Fiorillo fa interventi capolavoro si dice sempre bravo Fiorillo, super Fiorillo. Diciamo anche bravo Semper. Però ha tirato perché... centrale. Vabbè, ma non è un attaccante, purtroppo ci sta. Non è un attaccante. Cioè, esatto, magari avrebbe sbagliato anche un attaccante, quindi non è che vogliamo crocifiggere Busellato, però quella è stata una super occasione davvero. E ne ha avuta un'altra precedentemente, come dicevi tu Enrico, da posizione leggermente defilata, però era una chiara occasione da gol anche quella. Quindi questo a voler dire che cosa? Che davvero è difficile commentare un risultato del genere. Siamo per la prima volta forse tutti d'accordo, anzi noi siamo sempre tutti d'accordo. Ma anche Aglietti è stato molto onesto ai nostri microfoni, quindi direi di sì. Massimo, io mi fermo qui dall'esterno dello stadio Bentegodi, saluto te, Danilo Cinquini in regia, Fabio Ferraresi, ciao, ci sentiamo questa sera alla Domenica Sportiva e noi ci mettiamo in viaggio. Ciao Massimo. Perfetto, ciao. Ringraziamo Enrico Giancarli che ci ha commentato questa partita, lo ritroverete naturalmente via Zoom nel corso della Domenica Sportiva a partire dalle 21 con un servizio completo su questa gara. Vi abbiamo potuto mostrare soltanto i 90 secondi canonici del post partita, quindi non ci sono le occasioni che ha avuto Busellato. Anche sul 3-1 il colpo di testa, come diceva Nanni, il preparatore e portiere del Pescara, di Odgaard, che ha disputato davvero una buona partita, la prima titolare. Questo ragazzo è molto molto interessante perché gioca, almeno le caratteristiche da quello che si è visto oggi, gioca molto anche e soprattutto per la squadra. Sì, è un giocatore utile, funzionale alla squadra, è un giocatore che sicuramente ci tornerà utile. Ora bisogna vedere se il mister deciderà di schierarlo insieme ad un altro attaccante che può essere Setter o continuerà con una punta e due trequartisti. Certo. Probabilmente per tirarsi fuori da questa posizione, magari avere due punte di quella caratura, di quella fisicità, potrebbe essere un'arma in più per il Pescara. Io ne terrei conto. Non c'è dubbio, il problema è sempre quello lì davanti, no? Cioè Setter non si è allenato per tutta la settimana, Fabio per un problema alla caviglia, è stato recuperato in extremis, naturalmente non rischiato dal primo minuto, ne aveva tutte le ragioni Breda, quindi avevi un attaccante a mezzo servizio. L'altro non è stato convocato a senso, probabilmente, presumiamo noi, per problemi di natura fisica, soltanto Odgaard c'hai lì davanti. No, dico, una volta che Setter ha una condizione fisica decente e può giocare senza il rischio di farsi male, quello intendevo, se lui sta bene. Il problema è che sono passate 20 giornate già. No, sì, bisogna gestirlo, questo ormai è chiaro, è palese. Magari nelle partite interne, che ne so, qualche sconto diretto, provare a giocare con questi due attaccanti di questa fisicità, di questa caratura fisica, può essere un'arma in più. Oh, intanto è finita Spal Monza, uno dei posticipi di questa giornata, la prima del girone di ritorno, è finita 1-1. Gitkier al 13° aveva illuso il Monza che giocava in trasferta sul campo della Spal, il pareggio di Valotti, Mattia Valotti, ex biancazzurro, al 30° minuto, sta davvero disputando una grande stagione Mattia Valotti, un giocatore davvero molto ma molto interessante. Andiamo in pubblicità, restate con noi per la parte finale di questa trasmissione. Sono le 18 in punto, allora andiamo a leggere i risultati e classifica del campionato di Serie B. Ci sono ancora due partite da disputare, questa sera Cremonese Cittadella e domani alle 21 il posticipo di fronte Regina e Salernitana, una partita
da tenere d'occhio, per così dire, perché la Regina sarà la prossima avversaria del Pescara sabato prossimo all'Adriatico Giovanni Cornacchia, ore 14, di fronte Pescara e Regina. Quella è davvero una partita, sarà una delle partite chiave di questa stagione, almeno in questo momento, partita fondamentale da non sbagliare. Vicenza-Venezia giocata venerdì 0-0, Ascoli-Brescia 2-1. 11 punti in 6 partite della gestione Sottil. Sottil che è subentrato a Delio Rossi, ha perso solo a Cittadella. 3 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta. Tra l'altro, di queste 3 vittorie, una ottenuta proprio all'esordio contro la SPAL in casa. Sta facendo un lavoro egregio Sottil, tra l'altro partita vinta in rimonta dall'Ascoli, sotto di un gol al 93esimo ha deciso il capitano Riccardo Brosco. Anche l'Empoli ha vinto in rimonta 3-1, il verdetto finale, a segno, neanche a dirlo, Leonardo Mancuso, 11 gol in questa stagione al pari di Coda, giocatore del Lecce. Lentella ha perso in casa con Cosenza 2-1, Lentella era in vantaggio anche in questo caso, vittoria e rimonta però per la squadra che era ospitata, ovvero la formazione di Occhiuzzi. 2-1 il verdetto finale, con il gol che ha deciso il match siglato da Tremolada, uno dei volti nuovi della squadra calabrese. Su calcio di rigore il Cosenza si è privato anche di Baez, che è stato ceduto alla Cremonese per 700.000 euro. Pordenone-Lecce 1-1, ha segnato Coda per il Lecce, Coda dunque si porta a quota 11 nella speciale classifica riservata ai cannonieri del campionato di Serie B. Sono in testa sia Coda che Mancuso. Pisa batte Reggiana 1-0, gol partita firmato da Marconi. Chievo batte Pescara 3-1, vi ricordo la sequenza dei gol: al quinto Palmiero, al 24esimo il gioiello di Maestro, momentaneo pari del Pescara, al primo minuto della ripresa il gol di Mogos, a 15 minuti dall'epilogo della contesa la rete del 3-1 firmata da Manuel De Luca. Cittadella Cremonese si giocherà questa sera alle 21, SPAL Monza è finita da poco 1-1, Regina Salernitana il posticipo in programma domani con inizio alle 21. Andiamo a leggere la classifica di questo campionato, siamo alla 20esima giornata, Empoli in testa al comando saldamente con 41 punti, Monza 35, SPAL e Salernitana 34, Cittadella 33, però c'è un errore, il Chievo ha 35 punti, non è stata aggiornata la classifica, lo dico alla regia, il Chievo ha 35 punti al secondo posto, ne aveva 32 prima di questa gara, quindi 35, quindi Chievo 35 insieme con Monza al secondo posto, Salernitana e SPAL 34, Cittadella 33, Lecce 31, Pordenone e Venezia 29, Frosinone 27, poi Pisa 26, Vicenza 22, Brescia 21, Cosenza 20, Cremonese 19, Regina e Reggiana 18, Ascoli e Lentella 17, chiude il Pescara con 16 punti. Conclusioni finali, Fabio, perché davvero quella di sabato sarà una partita, sarà lo snodo, il primo snodo fondamentale di questa stagione, non c'è dubbio alcuno. No, ma come ho detto durante questa trasmissione, io credo che il Pescara per uscire da questa situazione debba provare a essere comunque propositivo e mettere in campo tutti i giocatori di qualità che ha in organico, e che l'allenatore debba essere bravo a tenere altissima l'autostima e a convincere i ragazzi che questa è la strada per uscire da questa situazione. Non vedo altre strade, e poi è chiaro che i risultati danno forza al lavoro e all'idea di un allenatore. Quindi ci auspichiamo tutti che da sabato si possa fare una partita bella e anche con i punti, con 3 punti, perché poi sono quelli che contano, che incidono in questi momenti. Contro l'11 dell'ex Marco Baroni, che giocherà domani il posticipo in casa con la Salernitana, la Regina Salernitana, domani inizio ore 21. Dunque abbiamo aggiornato, corretto la classifica, perché è giusto insomma dare a Cesare quel che è di quel che è di Cesare, dare a Cesare quel che è di Cesare, perché il Chievo con questa vittoria importante aggancia il Monza al secondo posto. Il Monza che ha pareggiato con la SPAL, il Chievo che Aglietti, ha inanellato. Scusa se ti interrompo, sì. Massimo Aglietti secondo me è un allenatore sottovalutato, sì, è un sono allenatore d'accordo. Competente, bravo, pragmatico, non è che si inventi chissà che cosa, però poteva fare qualcosina in più in questi anni di carriera, invece
non è stato sempre chiamato dall'inizio, ogni tanto è subentrato, ha avuto qualche esonero un po' forzato. Io lo conosco perché abbiamo giocato qualche mese assieme, già da quei tempi studiava da allenatore, ragionava in quel senso e si merita. Scusa, avete giocato dove? Al Chievo. Ah, proprio al Chievo, sì, c'era, sì, anche Aglietti. Sì, lui arrivò a gennaio, ah, ecco, per dare una mano, aveva già i suoi anni, la sua età, quindi sapeva che era... Quindi stagione 99-2000. Aveva un ruolo magari di... Doveva fare da trade union tra la società, il gruppo, certo. Era stato preso per dare una mano anche al mister e l'ha fatto alla grande e sono contento perché può darsi che quest'anno sia l'anno buono per andare in Serie A, perché il Chievo oggi a me non è dispiaciuto, al di là che non meritava di vincere 3-1, però una squadra solida, una squadra... Squadra quadrata, solida, secondo me è una squadra organizzata. E gli mancava, perché... gli mancava Djordjevic. Gli mancava Djordjevic, che tra l'altro manca da qualche partita, sì. E c'è da dire che ci sono squadre sulla carta più forti, sì, no? Se andiamo a vedere, sono l'organico, d'accordo. Però qui fa la differenza l'organizzazione. Infatti complimenti li voglio fare anche io a Alfredo Aglietti, non ci ascolta, però davvero sta facendo ottime cose negli ultimi anni, ce lo ricordiamo, allenatore della Verona che ha condannato la semifinale playoff il Pescara con quel rigore in minuti finali nella partita di ritorno del maggio, 26 maggio 2019, Aglietti che era subentrato a Fabio Grosso e poi ha portato il Verona in Serie A con qualche patema d'animo, in realtà la finalissima, sì, con Cittadella, aveva perso 2-0 in casa, poi allo stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona è riuscito quel Verona a ribaltare la situazione vincendo 3-0 e a riconquistare la Serie A. Tra l'altro Aglietti, una bestia nera anche da giocatore, perché nel 96, me lo ricordo, giocava nella Regina, la Regina batté il Pescara 1-0, fu esonerato Maifredi, tornò Franco Oddo, ultime tre partite di quel campionato, il Pescara riuscì a salvarsi dopo che era stato in testa alla classifica al termine del girone di andata, vincendo una partita memorabile che tutti i tifosi biancazzurri ricordano alla Recchi di Salerno con un grandissimo gol di Federico Giampaolo. Che giocatore straordinario. In quel caso chiaramente il Pescara era guidato da Franco Oddo, poi vicissitudini tecniche, fu esonerato Oddo, arrivò Maifredi, con Maifredi praticamente il Pescara non riuscì a vincere neanche una partita, si stava pian piano retrocedendo allegramente, arrivò questa partita di Reggio Calabria, la Regina che si doveva salvare con Gagliardi allenatore, si impose 1-0, gol di Alfredo Aglietti, dopodiché arrivò appunto Oddo, tornò Oddo e il Pescara riuscì a centrare la salvezza. Questo un po' per ricordare quello che è stato anche il vissuto di Aglietti come calciatore, niente male dobbiamo dire come calciatore. Era un bel giocatore, un attaccante che sapeva giocare sia coi piedi, ma era molto forte di testa, non aveva tantissima forza e tanta gamba per andare in profondità, però gran fisico, no? Se giocava dentro l'area di rigore diventava decisivo. Era già un giocatore moderno per quell'epoca, perché riusciva ad accorciare bene il campo, veniva incontro, sì, faceva salire la squadra. E poi un giocatore positivo, un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero in squadra. Poi persona molto seria, insomma. Seria, molto umile, seria, sì. Molto umile. Tra l'altro ricordo da calciatore, giusto che, visto che stiamo parlando, no, del vissuto di Aglietti come centravanti, perché è stato un bel centravanti di categoria in Serie B. Ha fatto anche tanti anni di Serie A. Tanti anni di Serie A, però soprattutto la sì, B. Sì, la B è stata la sua categoria. Mi ricordo quando giocava col Pontedera, disputò l'amichevole con la nazionale di Arrigo Sacchi, che si preparava al mondiale, se non vado errato, vero, del 94, e decise quel match. Sì, sì, è vero. Titoli di giornali, vero, titoli, sì, sì, a caratteri cubitali per Alfredo Aglietti, che militava nel Pontedera, squadra di C2, sì, forse all'epoca. Sì. Vabbè, giusto per guadagnare qualche altro minuto per chiudere soprattutto la trasmissione, io ringrazio Fabio Ferraresi. Grazie a te, grazie Fabio. Ciao a tutti. Ci ritroveremo sabato, post partita Pescara Regina, inizio ore 14. Complimenti anche al Teramo, prima di chiudere Fabio, perché ieri ha vinto una partita non facile, in rimonta, doppietta di Bombaggi, tre rigori falliti, bravissimo Lewandowski perché sull'1-0 è stato determinante sul rigore fallito da Marras, che però per inciso è stato uno dei migliori in campo, ma il Teramo ha sfoderato la migliore prestazione stagionale e ha battuto una delle grandi del girone C del campionato di Serie C, la vice capolista.
Teramo sta confermando, nonostante qualche passo falso delle ultime settimane, di essere una squadra organizzata. E io l'ho vista sul campo dal vivo quando si poteva andare ancora allo stadio e mi fece una buona impressione, quindi gli auguriamo il meglio per questo giorno di ritorno. Sono convinto che potrà fare i playoff da protagonista, perché ha dei giocatori importanti, un allenatore con molta personalità e un ambiente che si è ricompattato bene vicino alla squadra. Assolutamente, complimenti alla Teramo che tornerà in campo, ricordiamo, martedì, il turno infrasettimanale del campionato di Serie C, Girone C. Giocherà a Foggia la terza giornata del girone di ritorno in anticipo, inizio ore 17.30. Approfondiremo tutti gli argomenti questa sera nel corso della domenica sportiva con inizio alle 21. Ancora grazie a Fabio Ferrarese, a voi per l'attenzione, ancora una buona serata.